Gloria a Dio, gloria a Gesù Cristo, alleluia! Grazie Spirito Santo, alleluia, per la presenza divina, per l'unzione divina, alleluia, che ci rinnova, che ci ristora e ci guida nella verità, nella volontà del Padre Celeste. Amen. Dio vi benedica ancora, carissimi nel Signore, cari fratelli, sorelle, gloria a Dio. È una gioia, è una grazia da parte del Signore che siamo ancora qui questa mattina, amen, in questa giornata, al di là di ogni prova, di ogni avversità, alleluia, possiamo dire Ebenezer, alleluia, siamo più che vincitori in Cristo, alleluia, perciò lodiamo il Signore, ringraziamo il Signore, che ci porta sempre avanti, alleluia, lui ci dà sempre una via d'uscita, come dice la scrittura, in mezzo alle tribolazioni, il Signore ci apre sempre una porta, amen, ci dà sempre un aiuto, e lo vogliamo ringraziare. Grazie Padre, ti ringraziamo ancora per la tua fedeltà, per la tua misericordia, Signore, per le tue promesse verso di noi, Signore, e adesso, Dio d'amore, nel nome di Gesù Cristo, guidaci ancora in questa riflessione della tua parola. Nel nome di Gesù, che sia lo Spirito Santo a prendere il controllo, alleluia, delle nostre vite, di ogni cuore, di ogni anima che ascolterà, Signore, e che questa meditazione sia per l'edificazione di ognuno di noi, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen, 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 gloria a Dio. Vogliamo continuare a leggere dal libro dell'Apocalisse, gloria a Dio, amen, Apocalisse capitolo 2, amen, vogliamo leggere dal verso 18 e vogliamo ancora esaminare insieme la condizione spirituale di queste chiese che sono descritte, che erano le sette chiese dell'Asia, ma che descrivono anche la realtà di molti di noi, fratelli, sorelle, la condizione spirituale di molti cristiani di oggi. Queste parole ci avvertono ancora oggi che dobbiamo aggrapparci sempre di più al nostro Dio, alleluia, perché solo aggrappandoci a Lui possiamo andare avanti e non farci avvolgere o trascinare dalla corrente della malvagità che c'è in questo mondo. Amen. Apocalisse capitolo 2 dal verso 18 dice così la scrittura: nel nome del Signore. E all'angelo della chiesa in Tiatira scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, amen, alleluia, e i cui piedi sono simili a bronzo lucente, amen, fratelli, questo verso ci parla di un Cristo di autorità, sovrano, amen, alleluia, che ha il potere su ogni cosa. E la Chiesa, che siamo noi, che sei tu e io, la Chiesa, dobbiamo guardare a Cristo, fratelli, perché Lui ha l'autorità sui cieli e sulla terra. Ogni potestà gli è stata data. Lui ha due occhi come fiamme di fuoco che vedono tutto, che investigano ogni cuore, ogni anima. Fratelli, ricordiamoci che nulla è nascosto agli occhi del Signore. Nulla è nascosto agli occhi di Dio, ma tutto è nudo davanti a Lui, come dice la lettera agli Ebrei capitolo 4 verso 12 e 13, che
noi dobbiamo rendere conto a Lui, e davanti a Lui tutto è scoperto, è nudo. Lui conosce la condizione più profonda, fratelli, più intima. Tutto ciò che è nascosto agli occhi umani, il Signore lo conosce. Il Signore conosce i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, le emozioni che hai dentro di te. Il Signore conosce le sofferenze. Il Signore conosce le tue lacrime. Il Signore conosce tutto. Fratelli, Lui ha due occhi come fiamme di fuoco, e un giorno a Lui dovremo rendere conto delle nostre opere. Amen. Lui è il Figlio di Dio che un giorno giudicherà ogni essere vivente in base alle sue opere. Qui Gesù, parlando alla chiesa di Tiatira, si presenta come Figlio di Dio, fratelli. E qui è Gesù Cristo risorto che parla. È Lui che sta parlando, risorto e glorificato. E Lui dice, così parla, queste cose dice il Figlio di Dio. Gesù Cristo è veramente il Figlio di Dio per l'eternità. Fratelli, non crediate a certe dottrine che negano che Gesù sia veramente il Figlio di Dio. Nel mondo ci sono tante dottrine che negano questa verità. E la Bibbia dice, chi nega che Gesù è il Figlio di Dio è un anticristo, è un mendace, è un bugiardo, è un falso profeta, un falso predicatore, un falso maestro. Chi nega che Gesù è il Figlio di Dio? Qui vediamo che il Signore stesso si presenta come il Figlio di Dio anche dopo la risurrezione. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Amen. Per l'eternità, nei cieli, anche in questo momento, Lui è il Figlio di Dio. Non come alcune dottrine che dicono che Lui è diventato Figlio di Dio dal momento che è venuto sulla terra per compiere la sua missione, ma Lui non è più Figlio di Dio. Loro dicono, soprattutto gli unitari, la dottrina unitaria afferma che il Figlio di Dio è stato un modo attraverso il quale Dio si è manifestato. Figlio di Dio, secondo la dottrina unitaria e altre dottrine simili, per loro sarebbe soltanto una maniera o un modo, ecco perché loro vengono chiamati anche seguaci della dottrina del modalismo, una grande eresia, che loro dicono che Figlio di Dio è soltanto un titolo o un nome di una manifestazione di Dio, che Lui per un certo periodo, Dio, è venuto come Figlio di Dio a compiere una missione, è stato un ruolo passeggero in cui Dio si è manifestato come Figlio di Dio, ma dopo aver compiuto l'opera, la missione che doveva compiere, è tornato in cielo e Lui non è più Figlio di Dio. Lui è soltanto Dio onnipotente. Per loro c'è solo il Padre, non c'è il Figlio, non c'è lo Spirito Santo. Perciò è una grande eresia il modalismo, la dottrina unitaria, che praticamente loro dicono che Dio è unico, questo lo credo anch'io, ma non come lo dicono loro. Dio è unico, ma è anche un Dio che si rivela nella sua natura, nella sua pienezza, in tre persone distinte. Amen. Possiamo dire, anche se il termine trino non è biblico, ma possiamo affermare, perché la Bibbia ci dà questa
autorità questo insegnamento di dire che Dio è uno, ma è anche trino. Amen? Perché la Bibbia parla chiaramente del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo come di tre persone che fra di loro possono comunicare, possono pianificare, possono in un certo modo interagire fra di loro, cioè il Padre parla con il Figlio parla con il Padre, alleluia, il Padre parla con lo Spirito Santo è inviato dal Padre e dal Figlio. Perciò non crediate al modalismo che dicono che Dio in un certo periodo è venuto come Figlio, poi in un certo periodo Dio è venuto come Spirito Santo, ma è uno, non ci sono tre persone, secondo la dottrina unitaria o la dottrina del modalismo che dicono che Dio è venuto in tre modi, in tre maniere, come Padre in un certo periodo, poi Lui è venuto come Figlio, come se fossero tre abiti diversi che il Signore ha messo su di sé per manifestarsi. È venuto come Padre, poi si è messo, tra virgolette, il vestito del Figlio, è venuto come Figlio a compiere una missione, e poi si è messo la veste dello Spirito Santo, quello è il modo in cui è venuto come Spirito Santo, ma poi in cielo non c'è il Figlio, non c'è lo Spirito Santo, c'è solo Dio, c'è solo il Padre. Invece non è così. Qui vediamo, e voglio chiudere questa parentesi, che Gesù Cristo, dopo la risurrezione, dichiara di essere ancora il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio è eterno. Qui dice, perciò chiesa di oggi, chiesa del 2017, non cadere nell'inganno di dottrine false, di dottrine errate, di dottrine contorte, come il modalismo, come l'unitarismo. In cielo c'è il Padre, c'è il Figlio, gloria a Dio, e c'è anche lo Spirito Santo. La Bibbia dice che sono tre quelli che rendono testimonianza in cielo: il Padre, la Parola e lo Spirito, e questi tre sono uno. Dice questi al plurale, questi tre sono uno. In cielo ci sono tre che rendono testimonianza, e questi, plurale, questi tre sono, plurale, sono uno. Amen. In cielo c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo che rendono testimonianza. Non sono tre titoli in cui Dio si è manifestato, non sono tre forme o tre modi in cui Dio si è manifestato, sono tre persone reali. Le mie parole umane non bastano per descrivere questa verità, ma quando dico tre persone voglio dire tre esseri viventi che hanno la propria intelligenza, la propria ragione. Sono tre persone spirituali reali: Padre, Figlio, Spirito Santo. Non fatevi ingannare da quelle false dottrine che negano la realtà del Figlio. Qui in Apocalisse 2:18 vediamo come Cristo risorto si presenta ancora come il Figlio di Dio. E noi sappiamo che l'Apocalisse è stato scritto all'incirca 90 anni dopo Cristo. Nel 90 o 95 circa dopo la venuta di Cristo, la morte e la risurrezione, è stata scritta l'Apocalisse da Giovanni Apostolo per ispirazione e rivelazione di Dio. E vediamo qui come Gesù si presenta come Figlio di Dio anche dopo la risurrezione. Questo è molto importante. Il Cristo risorto, glorificato, amen, nella sua deità, divinità, nella sua gloria divina, celeste,
spirituale si presenta ancora come figlio di Dio, come una persona visibile e anche tangibile. Perché quando Gesù apparve a Giovanni nell'isola di Patmos, Gesù Cristo, ascoltate, quando Gesù apparve a Giovanni nell'isola di Patmos, Gesù Cristo risorto si fece vedere da Giovanni. E Gesù stesso toccò Giovanni. Guardate, Apocalisse 1, amen, voglio confermare questa verità. Al verso 17 dice: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Giovanni vide Gesù Cristo risorto, lo vide. Perciò era un essere vivente, reale, visibile. Non era un titolo, non era un nome, ma era una persona reale. E dice che Giovanni lo vide, cadde ai suoi piedi come morto, e poi dice: ma egli, cioè Gesù Cristo, mise la sua mano destra su di me. Gesù Cristo appoggiò la sua mano destra su Giovanni, che era a terra, era caduto come morto, e Gesù Cristo risorto lo toccò e gli disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. Vedete, Gesù Cristo risorto, che si presenta come figlio di Dio, si fa vedere da Giovanni e Gesù Cristo tocca Giovanni. Perciò Gesù Cristo, il figlio di Dio, anche dopo la sua risurrezione e la sua ascensione nei cieli, perché lui sta nei cieli, lui sta seduto sul suo trono di gloria, lui intercede per noi, dice la scrittura, alla destra del Padre. Gesù Cristo nei cieli in questo momento, amen, è visibile nel suo corpo di risurrezione. In questo momento, cari che mi ascoltate, Gesù Cristo è nei cieli con un corpo visibile, lo stesso corpo con il quale risuscitò. E lì nei cieli lui è adorato da miriadi e miriadi di angeli. Nei cieli c'è Cristo vivente, risorto, con un corpo visibile e tangibile. Perciò, chiesa, non farti ingannare da tante dottrine e teorie e interpretazioni false di uomini che non hanno la conoscenza dello Spirito di Dio, ma che purtroppo con la loro mente iniziano a escogitare tanti discorsi che si allontanano dalla verità. In cielo c'è Gesù Cristo con un corpo visibile e tangibile, con il quale lui stesso risuscitò dai morti. Cristo sarà per l'eternità con un corpo visibile nei cieli. Amen. Perché lui ha sconfitto il peccato e la morte, e col suo corpo visibile lo testimonierà per l'eternità. Perché in quel corpo lui ha ancora il segno dei chiodi. Quanti lo credono? Nel suo corpo ci sono ancora i segni dei chiodi, e quella sarà la testimonianza eterna della vittoria del Figlio di Dio per ognuno di noi. In cielo c'è Cristo glorificato con un corpo di gloria. Amen. E un giorno, cari nel Signore, noi avremo un corpo simile al suo. Un giorno anche noi, se perseveriamo sino alla fine, se siamo fedeli a Lui, se ci aggrappiamo a Lui,
se seguiamo la sua volontà, se ogni giorno, amen, lo cerchiamo, noi persevereremo fino alla fine e anche noi avremo un corpo simile al suo e saremo trasformati, glorificati. In cielo c'è un Cristo glorificato con un corpo visibile e tangibile. Voglio dichiarare ancora questa verità. In cielo c'è un Cristo glorificato con un corpo visibile e tangibile. Amen. In cielo c'è il Cristo glorificato con un corpo visibile e tangibile. E un giorno noi saremo simili a Lui. Questo è scritto in Filippesi, con questo voglio finire questa breve riflessione. Amen. Filippesi, alla gloria di Dio, alleluia, capitolo 3 della lettera ai Filippesi, alleluia, in cui dice queste parole. Al verso 20, Filippesi 3, 20, dice: la nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli. Amen. Da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. Vedete che il Signore Gesù Cristo, il Salvatore, sta nei cieli e noi lo aspettiamo dai cieli. Lui arriverà dai cieli, Lui si trova nei cieli con un corpo glorificato. E poi dice: il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. E in quel giorno, quando Gesù ritornerà dal cielo a prendere la sua chiesa, a prendere i suoi, a prendere il suo popolo, in quel grande giorno Lui trasformerà questo nostro umile corpo e lo farà diventare, lo trasformerà affinché sia simile, sia reso conforme al suo corpo glorioso. Il Signore adesso nei cieli ha un corpo glorioso, visibile e tangibile, un corpo di risurrezione, un corpo che non muore mai, un corpo glorioso. E un giorno noi saremo trasformati e avremo un corpo simile al corpo del Figlio di Dio, un corpo simile al corpo della sua gloria, un corpo simile all'eterno Figlio di Dio. E noi staremo con Lui per l'eternità e lo vedremo così come Egli è, e per l'eternità lo vedremo nel suo corpo glorioso e lo potremo toccare. Addirittura ci sarà concesso l'onore di poterlo abbracciare, di poter vedere le sue ferite, i segni dei chiodi, di poterlo toccare, perché Cristo nel suo corpo glorioso sarà lo stesso per l'eternità. Riflettiamo queste parole. Con l'aiuto del Signore continueremo in questi preziosi e profondi argomenti riguardo alla gloria di Cristo. Dio ci benedica nel nome di Gesù.